Ciao a tutti amici di extremeardware.com e ben ritrovati da nuovo di unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Rapu V Pro V26. Nei giorni scorsi abbiamo già analizzato la tastiera da gaming in formato di KL Rapu V Pro V500S. Come vi abbiamo già detto, V Pro, che per estensione è V Pro Gaming, è la divisione gaming del brand asiatico Rapu. Partendo dalla confezione, troviamo l'immagine illustrativa del prodotto con la classica grafica illustrativa che caratterizza i prodotti della divisione Gaming V Pro Gaming. Troviamo anche alcuni riferimenti alle caratteristiche principali del mouse. Queste sono riportate anche ai lati della confezione e ovviamente nel retro della stessa. È un mouse low budget da circa 25 euro e quindi all'interno della confezione troveremo semplicemente il mouse. Non è presente nemmeno un manuale cartaceo, quindi essenzialmente troveremo il mouse. Come possiamo osservare, è un mouse davvero classico ed elegante per quanto riguarda il design. La colorazione è prettamente di colore nero. Troviamo un unico inserto in plastica nella parte superiore color argento. È un mouse dotato di retroilluminazione 16,8 milioni di colori che verrà irradiata nella zona relativa al logo della V Pro e in questi due inserti trasparenti nella parte avanzata del mouse. Come possiamo osservare, le dimensioni lo rendono ideale per coloro che hanno una presa fingertip vista la lunghezza e essendo anche comunque stretto può andare bene anche per coloro che hanno una presa claw grip. Risulta comunque abbastanza leggero, quindi le prese consigliabili sono sicuramente la fingertip e la claw grip. Come dicevamo, nel dorso del mouse è presente il logo della V Pro. Passando nella parte avanzata troviamo un singolo tasto per lo switch di DPI, una classica rotella di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma, due classici tasti. Non conosciamo bene se la Rapu per questo modello adotta degli switch Omron, lo vedremo meglio per quanto riguarda la durata e per quanto riguarda la risposta in game. Nella recensione ovviamente scritta sul nostro sito. Ci spostiamo nel lato di sinistra dove possiamo osservare un inserto texturizzato in gomma per migliorare il grip sul mouse stesso, due classici tasti laterali abbastanza silenziosi, in plastica con un rivestimento lucido. Nel lato di destra troviamo sempre un inserto texturizzato in gomma. È un mouse, come possiamo osservare, simmetrico per destrorsi. Spostandoci nella parte frontale possiamo osservare il suo design, anche questi inserti da cui verrà irradiato il colore che potremo gestire tramite software di gestione, scaricabile dal sito della Rapu. Tornando velocemente un attimo nella parte superiore possiamo osservare anche il design che subito ci rimanda a qualche mouse di precedente generazione come il Razer Taipan. Spostiamo ora nella parte inferiore dove possiamo osservare quattro mouse fit posti all'estremità della parte inferiore e al centro troviamo il sensore che è un Avago A3050 con DPI massimi possibili di 3000. Ovviamente le impostazioni potranno essere effettuate come anche per il polling rate tramite software di gestione, come già accennato prima, scaricabile dal sito della Rapu. È un mouse davvero semplice, però anche se è un mouse low budget, comunque viene dotato di un cavo rivestito in treccia di tessuto e di un connettore placcato oro, dotato anche di un classico cappuccio in plastica. Con questo è davvero tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremeardware.com, come sempre, dove potrete trovare ulteriori informazioni, immagini e le nostre considerazioni circa il prodotto. Con questo è davvero tutto. Un saluto allo staff.